contenti che c'è qualche cosa. Sono contento che i ragazzi adolescenti hanno fatto 2 giorni di vita fraterna qui. Ci vedremo ancora e mi raccomando, vi aspetto all'appuntamento annuale dei giovani, che è la Pentecoste dei... che è il 19 maggio, come abbiamo ascoltato. Adesso andiamo e la benedizione la darò sul sagrato del santuario. E la lapide di una preta mentre passa l'arcivescovo adesso stesso di Rizzoletta, così la madre passiamo possiamo vederla. Amici di Masca Lucia Doc, benvenuti, siamo in diretta dal santuario della Madonna della Sciara per assistere al rito tradizionale della chiusura della Porta Santa che conclude ogni anno giubilare. Quest'anno la Chiesa di Catania, la diocesi catanese, ha vissuto un anno giubilare che si è aperto proprio i primissimi giorni del 2023 con una celebrazione celebrata proprio da Monsignor Luigi Renna, l'arcivescovo di Catania, che oggi è presente per il rito di chiusura. Come ha detto lui, si chiude la porta ma si apre la nostra nuova strada, quello che ci permetterà di compiere la missione, e tutto ciò di cui è stato parlato durante l'anno giubilare adesso debba essere messo in pratica. Una celebrazione molto sentita, con la partecipazione di tantissimi fedeli e con la partecipazione di tantissimi bambini. È appena partita la processione che condurrà tutti i pellegrini e tutti i fedeli verso l'antico santuario dove appunto verrà chiusa la porta dell'anno giubilare. Un anno che è stato ricchissimo per il giubileo monpilerino, ma che è stato ricchissimo anche per il nostro territorio, per il territorio di Masca Lucia. Ha visto l'arrivo di migliaia di pellegrini da tutta Italia, tantissime le manifestazioni, le celebrazioni, gli incontri sia spirituali che culturali. Amici, esattamente un anno fa ci ritrovavamo qui per l'apertura della Porta Santa. In quell'occasione Monsignor Luigi Renna festeggiava anche il suo anniversario di episcopato e ha voluto festeggiarlo proprio qui, al santuario di Monpileri. Thank you.
Come potete vedere, tutti i fedeli si stanno radunando qui nel piazzale antistante l'antico santuario. Guardate quanti bambini sono presenti oggi. Accorate le parole di Monsignor Luigi Renna durante la sua omelia. Ha descritto Montpileri come un luogo che sarebbe stato solo un luogo di morte dopo l'eruzione terribile del 1669. E invece la fede della gente di questo luogo ha permesso di trasformare questo luogo in un luogo di vita, in un luogo di speranza, in un luogo di miracolo, se vogliamo, attraverso l'intercessione di Maria. Gente che all'epoca ha sognato di trasformare questo luogo in un luogo di vita. Abbiamo vissuto un anno di gioia, ha detto Monsignor Luigi Renna, un anno di gioia soprattutto per chi è venuto in pellegrinaggio qui e anche per tutta quella gente che hanno vissuto quest'anno la conversione. Adesso dalla gioia però si deve passare alla missione. Come i magi che hanno fatto il ritorno a casa, anche noi dobbiamo ritornare nelle nostre case dopo la chiusura della porta, arricchiti da un'esperienza, quella del camminare insieme. Quindi che la chiusura della porta non sia la chiusura simbolica, non sia solo una chiusura simbolica, ma sia l'apertura verso una nuova missione, la missione della Chiesa Catanese. E hanno messo il loro nome. E così hanno fatto un po' alla Madonna del Signore, pensando a quella che può essere stata l'esperienza delle migliaia di pellegrini che sono venuti questo anno qui, dove vengono sempre. E quindi questa volta è quella che rimane. Ah, bellissima. È bella questa frase. È bella la frase che Padre Alfio certamente ha scelto per tutti noi. Il tuo cuore rimane sempre aperto per noi. Chiudiamo la porta, ma la voce di Maria è sempre aperta per noi. Chiudiamo la porta e apriamo, ma il cuore di Maria è sempre lì. E allora diciamo un'Ave Maria per tutti i pellegrini che sono passati di qua. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Un'Ave Maria per tutti quelli che hanno chiesto una grazia particolare, spirituale, morale o guarigione fisica. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E un'Ave Maria per tutti i vescovi, sacerdoti, diaconi e i seminaristi che sono venuti qui o hanno accompagnato i pellegrinaggi perché la loro vita sia santificata nel ministero. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora. Preghiamo, o Dio, onnipotente ed eterno nostro Padre, guarda con bontà la Chiesa qui raccolta in preghiera che ti rende grazie per i doni e le grazie ricevute a conclusione del Giubileo Montpilerino.
Gesù Signore, porta sempre aperta a chi ti cerca con cuore sincero, unica porta che ci introduce nel regno che viene, guarda a noi benigno e accompagnaci sempre nel cammino della vita. Spirito Santo, Signore datore di vita, vieni in aiuto alla nostra debolezza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada della salvezza. Noi ora vediamo chiudere la porta santa di questo santuario, ma sappiamo con certezza che non si chiude mai la porta della tua misericordia. Per la materna intercessione di Maria, donaci di perseverare nel tuo amore, perché su tutti coloro che visiteranno questo luogo santo scenda una pioggia di grazie celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, a Lui gloria e potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Maria, porta del cielo, prega per noi. Mentre viene chiusa la porta santa aperta il 2 gennaio, acclamiamo a Cristo Signore, porta della nostra salvezza. E della misericordia di Dio. Quello che ci sta insegnando il Papa. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinate il capo della benedizione. Dio che dalle tenebre vi ha chiamati alla sua luce meravigliosa e fonda su di voi la sua benedizione, e renda stabili nella fede, nella speranza e nella carità i vostri cuori. Amen. A voi che seguite con fiducia Cristo, oggi apparso nel mondo come luce che splende nelle tenebre, conceda il Signore di essere luce per i vostri fratelli. Amen. Come i santi magi guidati dalla stella, al termine del vostro pellegrinaggio terreno, possiate trovare con immensa gioia Cristo Signore, luce da luce. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen.
glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie. Un bel applauso a tutti quanti. Buon pranzo a tutti. Più di uno spin. Ragazzi, aspettate che si parla tutto anche Sebastiano, si deve spostare. Da questa parte, metti del centro. Ah, ciao, ben dietro. La porta è aperta, una volta arrivare sempre. Allora i carusidi e le carusidi, venite qua. Ha già imparato. I carusi più grandi. Ragazzi, forza! Vai, vai, vai. I carusidi. No. Vai ragazzi! Ma dove sono? Di qua gli altri. Voi siete grandi. Non siamo carusidi. Non siete carusidi. Ma dov'è Lorenzo? Bene, buon appetito, andate a mangiare. Bravi, i panettoni. Il comitato per il comitato per il me la tieni tu questa qua, la fai tu la ripresa? Sì. Devo andare a farmi la foto. Per fare il comitato di Matteo, Mirella, Francesca. Grazie. Dai Giuseppe, bene. Bene. Grazie a voi, grazie a voi, grazie. Gabriella.